Ciao Tiziana, un saluto come sempre a tutti gli amici di Country Live. Ci tengo a aprire ringraziando in modo particolare tutte le persone che seguono l'Ottava Freccia che in questo periodo mi hanno dimostrato grande affetto e grande interesse nei confronti di questa rubrica e questo è veramente un grande piacere e un onore per me. In modo particolare devo dire che ha riscontrato un particolare favore la puntata in cui avevo iniziato a parlare dei testi delle canzoni country. Voi sapete che io molto spesso parlo dell'importanza della parola e tra i tanti percorsi, sapete che in qualche modo stiamo tracciando diversi percorsi in questa rubrica e tra i tanti che ho voluto intraprendere ce n'è anche uno che appunto ci porta attraverso quelli che sono per l'appunto i testi, per appunto le parole delle canzoni della musica country, seguendo delle sorte di leitmotiv, delle sorte di denominatori comuni, di elementi comuni che ricorrono in quelli che sono appunto molti, non dico tutti, ma sicuramente tantissimi brani country per capire un attimino che cosa rappresentano un po', perché ci sono questi punti in comune e tutto sommato sono questi aspetti, questi temi tanto rappresentativi del genere country quanto un determinato tipo di musicalità e appunto di melodia che altri esperti molto più bravi di me sicuramente vi spiegheranno. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, anzi qualche volta fa abbiamo parlato della ricorrenza del tema religioso, del tema della spiritualità, della religione, di Dio. Oggi vorrei parlarvi di qualcos'altro, del viaggio. Il viaggio, in modo particolare il viaggio, ne parleremo anche nella prossima puntata in modo diverso, ma oggi vorrei vedere il viaggio come ritorno a casa. È un qualcosa che troviamo spessissimo nella musica country in generale, il ritorno a casa attraverso anche un determinato itinerario, un determinato percorso fatto di città, fatto di stati, e questo ritorno a casa, un po' come se fosse la terra promessa, ha una valenza quasi mistica. Tutti conosciamo, chi non conosce Take Me Home Country Roads, okay, che è stata resa famosa appunto da John Denver, che è uno dei tormentoni della musica country, in senso positivo, naturalmente un brano bellissimo. Un po' più a nord, Chris LeDoux ci diceva Take Me Home to Old Wyoming, quindi un po' lo stesso senso di ritorno a casa, di ritorno alle origini, in quello che è lo stato che in qualche modo rappresenta il modo di vivere di questi autori. John Denver in Country Roads ci parla del West Virginia, Chris LeDoux ci parla del Wyoming, stili di vita completamente diversi che vengono raccontati all'interno appunto di quelle che sono le loro tematiche ricorrenti, le loro discografie. Questa sorta di mitologia, questa sorta di leggenda del ritorno a casa si può inquadrare anche in diversi elementi tipici delle tematiche della musica country. Il ritorno a casa rispetto a che cosa? Il ritorno a casa del mandriano che vive lontano, che sposta appunto il bestiame, che in qualche modo passa stagioni intere lontano dal focolare domestico, che ha questa costante nostalgia di casa, o della famiglia d'origine, o della sua amata. Oppure il musicista che vive un po' da ramingo, che vive un pochino da zingaro, che è obbligato dalla sua arte a girare e in qualche modo poi ritorna, a casa dopo questo pellegrinaggio artistico. Poi vedremo anche tra qualche puntata la guerra, anche il ritorno dalla guerra, la partenza e la volontà di ritorno a casa. Parliamo della guerra in Vietnam, ma parliamo naturalmente della guerra anche poi in senso generale. Ma in modo particolare per quel che riguarda i due punti che ho toccato, cioè quello dei mandriani, dei cowboys e quello dei musicisti, la vita in qualche modo di queste persone che vivono, che sono costrette in qualche maniera a vivere lontano da casa e che soffrono di questa cosa, diventa a sua volta tema portante di moltissimi pezzi. Mi viene in mente in questo momento il pezzo meraviglioso e commovente Desperado degli Eagles. Mi viene in mente anche You Can See From the Road sempre di Chris LeDoux. Ci parlano appunto di questa vita lontana dagli affetti che in qualche modo non consente alla persona in qualche modo di fermarsi e di costruire un solido focolare domestico di cui poter godere. Dicevamo prima, tanto spesso questo ritorno a casa viene attraverso una sorta di itinerario, attraverso una sorta di percorso. Questo percorso implica una ripetizione
quasi liturgica di nomi di città e di nomi di stati che ricorrono e ritornano. Voi molto difficilmente riuscirete a trovare un brano classico country che non contenga il nome di qualche stato o il nome di qualche città. In qualche modo, questo ripetere il nome fa sì che la parola stessa, il nome stesso della città o dello stato, o di alcuni elementi naturali, il Mississippi piuttosto che le montagne o quant'altro, assumano quasi una sorta di sacralità. E noi stessi che andiamo lì, anche se in quel momento non stiamo vivendo o vedendo nulla di particolare, in qualche modo per osmosi assimiliamo questo senso di sacralità che ci proviene da questa sorta di liturgia che viene ripetuta di volta in volta. Chi non conosce Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd? Tutti quanti la conosciamo, e l'Alabama in sé è uno chiaramente dei punti cardine per quel che riguarda appunto questa liturgia degli stati. Ma non solo il Texas naturalmente è un altro degli elementi più ricorrenti, e lo troviamo esplicitamente nominato anche per quel che riguarda la musica. Per esempio, tutti conosciamo If You're Gonna Play in Texas, ok, sempre degli Alabama. Ma chi non conosce, chi in qualche modo non si è fatto trasportare dall'atmosfera di Amarillo by Morning di George Strait, per esempio. E poi potrei nominarvi veramente migliaia di brani, South of Santa Fe di Brooks and Dunn e via dicendo, potrei veramente nominarli, potremmo stare qui veramente ore e ore. E la cosa un po' particolare è che Nashville che è secondo l'immaginario collettivo la patria e in qualche modo la terra promessa, no, della musica, non sempre viene vista, anzi quasi, non dico quasi mai, ma raramente viene vista in chiave veramente positiva nei testi country. Noi magari la sentiamo nominare e quindi in qualche modo pensiamo che venga in qualche modo esaltata, ma non è così. Vi faccio un esempio, uno per tutti anche in questo caso. False Post di Aaron Watson, no? Aaron Watson ci dice: se dovessi andare a suonare a Nashville, in Tennessee, non sarei nient'altro che una marionetta nelle mani di un sistema. Preferisco restare qui con il mio cappello, con i miei jeans, con quello che è il mio modo di essere ed essere quello che sono in Texas. I suoi versi precisi sono: I'd rather be an old fence post in Texas than the king of Tennessee, no? Quindi preferisce essere in Texas, essere se stesso, piuttosto che essere il king, il re del Tennessee. Ultimo esempio che vi faccio, e ci tengo a farlo in modo particolare perché abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitarlo qui in Italia soltanto un paio di anni fa al Country Road, e si tratta appunto del grande Buddy Jewel. Il suo brano, che è meraviglioso, un brano che io adoro, e quando lo sento mi getto in pista immediatamente per un two-step, che è Sweet Southern Comfort. Ha proprio la caratteristica di parlarci effettivamente di questo itinerario. Lui parla di Carolina to Georgia. Poi nomina addirittura citando Sweet Home Alabama e nomina il Mississippi. E cosa particolarmente ricorrente, particolarmente interessante, è che ci va a parlare di quella che è la Home Dixie. Cos'è questo Dixie? Dixie è quel nomignolo, okay, che si intende per parlare di tutto ciò che è relativo al sud degli Stati Uniti. È una sorta di, sì, in qualche modo di nomignolo, di nickname, no? La Heart of Dixie è proprio l'Alabama alla fine, no? Quindi questa Home Dixie è la casa del sud, in qualche modo, e rappresenta tutto quello che c'è nel sud. Buddy Jewel ci racconta proprio attraverso questo bellissimo brano che è Sweet Southern Comfort. Ci parla dei Weepy Willows, dei salici piangenti, ci parla delle Rustic Cars, okay? Delle macchine
arrugginite. Ne abbiamo viste tante noi durante i nostri viaggi, una cosa molto particolare che in Italia vediamo poco, magari macchine anche abbandonate, macchine in qualche modo a volte malmesse dentro i cortili, e questa è una caratteristica un pochino degli Stati Uniti, e attraverso questi mezzi, le macchine, come anche attraverso i camion, il viaggio prende un'accezione un pochino diversa da quella che abbiamo trattato oggi. Ne parliamo la prossima settimana. Nel frattempo io vi lascio con un bacione grandissimo e un saluto a tutti quanti voi.